tra pochissimo spunteranno sul rettilineo, tra due anni di colla andrà a concludersi la Coppa di Sera. Eccoli, eccoli, è il big final della Coppa di Sera 2016, esorditi secondo anno, sprinta, volata finale, e c'è il campione d'Italia in prima posizione, ed è lui, è Francesco Calì. Vince Francesco Calì, vince l'Emiliano, dell'Ucciso Figalli, Francesco Calì. Con Francesco Calì ci eravamo lasciati a Comano con la maglia di campione italiano, ora ci troviamo con la maglia della Coppa di Sera, veramente una stagione incredibile. Sì, addosso alla maglia della Coppa di Sera è una maglia tricolore, quest'anno sono veramente riuscito a dare il meglio di me, ciò che l'anno scorso mi era un po' sfuggito, soprattutto davanti agli italiani, ma oggi non ho vinto soltanto grazie a me, ma anche a molti dei miei compagni che mi hanno aiutato. E che dire, all'ultimo giro credevamo di aver perso, però sulla salita siamo andati tutti un grande affare, abbiamo recuperato 50 secondi senza neanche accorgercene. Nessuno voleva tirare dopo la salita, ma ho deciso di andare perché, essendo il campione italiano, una certa figura mi sembrava anche un po' indegna farle. Allora ho tirato fino all'ultimo chilometro, in cui abbiamo ripreso i fuggitivi. Si era staccato Martignago, che era quello di cui avevo più paura in volata perché è veramente molto veloce, ma a meno 500 metri ero veramente lontano e all'arrivo sono riuscito a vincere senza problemi. A chi lo dedichi questo splendido successo, che voglio ricordare è il secondo consecutivo che ha la Coppa di Sera? Sì, è il secondo consecutivo, lo dedico a tutta la mia famiglia, alla mia squadra che mi supporta e mi aiuta tutti i giorni, tutti gli allenamenti, al mio allenatore che purtroppo oggi non è qua, ma è aiutare una saga molto importante per lui, e è venuto mio padre ad assisterci dicendo che è il secondo allenatore. E niente, soprattutto a mio nonno che mi guarda dal cielo e a mio zio che, nonostante sia distante, mi aiuta e mi sorregge tanto. Giovanni Reghin, un secondo posto però dopo la fuga, la lunghissima fuga che avete fatto, forse un po' di rammarico. Beh, un po' di rammarico c'è perché ci avevo sperato molto e ci hanno ripresi proprio l'ultimo chilometro, però va bene così, sono felicissimo perché comunque è un ottimo secondo posto dietro, cioè davanti a molti ottimi corridori di tutta Italia. Terzo posto per Davide De Pretto, un ottimo risultato soprattutto perché proprio nelle fasi finali siete riusciti a rientrare sui tre fuggitivi. Sì, siamo rientrati proprio alla fine, in salita ho provato a fare la differenza e li ho visti a 150 metri e a cambi ci siamo andati dentro. Dopo la volata ero secondo, ma all'ultima curva il Ricky mi ha anticipato e ho fatto tutto per tutto per arrivare nel podio. Soddisfatto comunque di questo piazzamento? Sì, ora si pensa a cielo grosso. www.pianetaciclismo.it, il sito che ti racconta il tuo sport preferito. www.pianetaciclismo.it, il ciclismo come non l'avete mai visto.